Switzerland, famous for its spectacular landscape, its banking, and its clocks and watches. It is host to major international organizations and multinational companies, and its 8 million people speak 3 different languages. But this neutral European country, made up of 26 cantons or autonomous regions, also ranks among the highest for gun ownership and size of army per head of population in the world. Approximativement, des chiffres officiels parlent d'environ 2,3 millions d'armes en circulation en Suisse, soit 29 armes pour 100 habitants. It has compulsory military service, a citizen army of almost 200,000, and the Swiss routinely keep firearms at home, even though there's hardly any threat to their personal safety. J'ai chez moi 2 armes de guerre que j'utilise pour tirer dans les stands de tir, et puis j'ai une trentaine d'armes de collection, les armes qu'on n'utilise plus maintenant, ou qu'on pourrait, mais qui ne sont plus en état de tirer. C'est pour faire beau. This level of gun ownership puts Switzerland third in the world behind the United States and Yemen, an extraordinary statistic. But compared with the US and Yemen, Switzerland is a relatively peaceful country with very low levels of gun crime. So what is it about the neutral Swiss that makes them want a large army and all these firearms? And how do they keep the lid on gun violence compared with other countries in the world? Mi chiamo Roberto Veglio, mia moglie Gigliola. Abitiamo a Leontica, Valle di Blegno, nel Ticino. Abbiamo 2 bambini, Lisa e Luca, hanno quasi 12 anni, sono gemelli. Io di lavoro sono idraulico, tutti i giorni mi trasferisco a lavorare a Bellinzona e torno la sera, è una ditta che vende materiale di costruzione per gli impianti sanitari, riscaldamento. Je m'appelle Laetitia Geyser, j'habite à Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel. Je suis secrétaire patronale pour l'association des peintres du canton de Neuchâtel. Le canton de Neuchâtel est très très important dans la Confédération suisse, malgré le fait que ce soit un des derniers cantons à avoir adhéré. Nous sommes un canton qui parlons uniquement le français. L'allemand, pour nous, c'est un peu la panique. Tante cose che facciamo o come viviamo, siamo anche portati a viverle piuttosto come gli italiani. Anche se siamo diversi dagli italiani. Però, a confronto di altri cantoni del nord delle Alpi, noi siamo più latini, meno rigidi. Siamo svizzeri meno rigidi. Meno rigidi. Cosa tiene insieme la Svizzera? Questo rispetto delle diversità. Siamo in un luogo dove puoi esistere perché sei diverso, perché puoi rispettare l'altro, perché nessuno ha una vera maggioranza, né religiosa, né veramente linguistica, né dal punto di vista degli stili di abitazione, grandezze, famiglie, socio-economiche. Una società estremamente differenziata di tante minorità e di tante marginalità. E questo fa la forza della Svizzera, questo è l'elemento anche identitario che ci dice continuamente l'unico mondo, l'unico posto dove si può stare in tanta differenza è questo paese, per quello gli svizzeri ci tengono. La Suisse è interessante per la semplice e buona ragione che on rencontre plein de gens qui sont suisses, mais qui sont complètement différents. C'est quelque chose de très beau. Alors je me sens suisse, partout je suis en Suisse. Il fatto anche che nella Svizzera ci siano diverse culture mi rende fiero di far parte di tutta questa cosa. E anche se magari non sempre sono d'accordo con le idee di certe parti della Svizzera,
comunque bisogna trovare in tutti i casi il modo per convivere e andare d'accordo e portare avanti le cose. Après, ce qui nous désunit un petit peu, ce sont les langues. Les Tessinois parlent en italien, les Suisses allemands parlent en allemand. Et en plus, en allemand, avec des dialectes qui sont compliqués. Et nous, les Suisses romands, on est francophones et on est un petit peu flemmards. Alors, on n'apprend pas beaucoup les langues des autres cantons. En Suisse, on n'a pas beaucoup le choix. Les hommes, c'est obligatoire. Les filles, c'est volontaire. Je pense que le service obligatoire, comme il est présenté maintenant pour les hommes, est très bien. On a la possibilité de faire un service long ou un service court et avec des cours de répétition. Chacun a le choix. Je trouve ça très, très bien. Le château de Colombier dans le canton de Neuchâtel, une grande place d'armes connue pour son service militaire, également pour tout ce qui est école de police. Cet endroit est magnifique, c'est un petit peu un coup de cœur. J'ai engagé ici beaucoup d'heures, beaucoup de journées militaires, puisque je me suis engagée au service militaire. Là, c'est le jour où j'ai reçu mon grade de caporal, avec toute la compagnie qui a reçu le grade en même temps que moi. Et là, c'est quand mon officier m'a dit « Soldat, vous êtes caporal ». L'idée, c'était d'apprendre à servir mon pays et d'enfin, moi aussi, apprendre à quelqu'un d'autre à servir son pays. Je suis quelqu'un de patriote, très sentimental pour mon pays. Et comme notre armée n'est qu'une armée de défense, c'était un devoir. Depuis que j'ai été libérée du service, j'ai passé sur un statut de réserviste. Je suis sur une liste et en cas de nécessité, alarme rouge, on va me contacter et puis ça m'importe moins d'être militaire. Laetitia Geyser is typical of a modern Swiss reservist. During World War II, Switzerland remained neutral. Firearms are still kept in homes because many thought the tiny country could easily and rapidly be invaded. So soldiers needed to be able to fight their way to their assembly point. Historians believe the Swiss avoided German invasion because every man was trained and armed to fight. The citizen army has existed ever since. Military service is mandatory for all men aged between 18 and 34. Soldiers go back to civilian life, but when summoned, they join their units and rejoin the Swiss army. When some conscripts like Laetitia are doing their military service, they are nominated for military rank, receive extra training and get promoted. They keep their rank alongside their civilian work, but without being professional soldiers. They remain available for military service until the age of 50 and beyond, if they're willing and able. Di formazione ho studiato economia e quindi diritto. Poi ho fatto una carriera a livello operativo nell'ambito finanziario e industriale, sia in Svizzera che all'estero. Oggi rivesto il ruolo di amministratore in diverse società, soprattutto nell'ambito finanziario ed industriale. Dal punto di vista militare ho fatto la formazione di base, la scuola recluta e poi tutti i corsi sotto ufficiale, ho comandato quindi batterie, ho comandato dei battaglioni nel corpo dell'artiglieria e poi sono stato incorporato nello Stato Maggiore Generale, dove ancora oggi sono attivo, nonostante anno di nascita 55. Noi la chiamiamo la nostra neutralità e non neutralità armata, anche perché siamo convinti già a livello di Costituzione che la neutralità può essere solo tale se si mantiene la sovranità sulla stessa. Probabilmente non sono uno storico, ma forse non saremmo qui se la Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale non fosse stata in grado di mobilitare, o perlomeno di dimostrare la volontà di difendere la propria sovranità. Questo è molto ancorato dalla popolazione, questa reciprocità, questo scambio, questo elemento di collettività, il fatto che sia la popolazione a decidere che esercito vuole, quanto vuole spendere, come deve essere equipaggiato, crea naturalmente un legame estremamente
più importante che forse in altri paesi dove c'è un'elite di professionisti, dove altri decidono circa la struttura dello stesso. J'ai chez moi deux armes de guerre que j'utilise pour tirer dans les stands de tir et puis j'ai une trentaine d'armes de collection, des armes qu'on n'utilise plus maintenant ou qu'on pourrait mais qui ne sont plus en état de tirer. C'est pour faire beau. Et maintenant, je vais vous montrer une arme de guerre. C'est une jolie arme que mon père a utilisée dans son service militaire. Mais ce n'est pas mon fusil le plus moderne. Et voilà. Quand je l'utilise, j'ai un sentiment de maîtriser quelque chose parce que j'ai dû apprendre à l'utiliser. Et l'arme, si tu la maîtrises pas, elle fait peur. Si tu l'apprends à l'utiliser, elle te fait pas peur. C'est sécurisant. Celui-là, là, il a du recul, il fait mal à l'épaule. Et celui-là, là, il est sensible et il fait pas mal à l'épaule. Il est facile, le mouvement. Pan, pan. Et l'autre, il fait ta, ta, comme ça. Laetitia still has the right to keep her army weapons at home, but is no longer able to store ammunition. The gun in every cupboard tradition was challenged in September 2001. In the city of Zug, Friedrich Liebacher killed 14 people in the regional parliament and wounded a further 18 politicians and journalists before committing suicide. As a result, the law was changed so that ammunition now has to be deposited at a military barracks. The citizen soldier also now has a choice as to whether to keep their gun at home or store it at the arsenal. Il faut comprendre et le voir un peu dans l'histoire récente. La Suisse, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est restée neutre, était entourée de pays en guerre, avait au nord le grand voisin allemand qui était une dictature épouvantable, et la Suisse vivait dans la crainte d'une invasion possible. D'où la nécessité de mobiliser rapidement des centaines de milliers de soldats. La Suisse était une armée forte de ce fait-là, et c'est parce que ces soldats avaient leurs fusils à la maison, avec leurs munitions, prêts à intervenir. Voilà, ça c'est la tradition. Il fatto di possedere o di poter possedere l'arma, l'arma del soldato, la sua arma personale a casa, forse non ha più quel peso in ambiti di sicurezza che poteva avere 20-30 anni fa, quando la mobilitazione in generale faceva sì che in pochissime ore mobilitava 600.000 persone, arma e sacco in spalla, con tanto di munizione. Questo oggi non è più così, anche perché gli effettivi e i processi di mobilitazione non sono più gli stessi. Però forse non crea neanche quell'insicurezza che si può pensare. Io penso che oggi il cittadino è più preoccupato di chi possiede armi illegalmente rispetto a colui che ha l'arma depositata a casa ma non c'ha la munizione. Nous avons nos armes à la maison depuis des générations en arrière, c'est donc devenu une habitude. On n'en a pas besoin pour se défendre. On a ces armes parce qu'on les a utilisées en service militaire ou parce qu'on les aime bien. Par contre, si on a peur de l'arme, on peut l'amener à l'arsenal, par exemple au château de Colombier, et dire voilà, dans ma famille il y a des enfants, ou moi j'ai peur d'une arme, je veux la déposer. Donc on n'est pas désarmé en Suisse, mais on a le choix de ne pas l'être. The Swiss culture of responsibility and safety is deeply rooted in society, passed from generation to generation, and contrasts sharply with attitudes, for example, in the United States. Gun crime is several hundred times higher than in Switzerland. There are 30 gun murders every day. There's been just the Zug serious shooting incident in Switzerland this century. Compare and contrast with the US. President Obama has sometimes talked about the need for some level of gun control. We don't have all the facts, but we do know that once again,
Innocent people were killed in part because someone who wanted to inflict harm had no trouble getting their hands on a gun. Always strongly resisted by the pro-gun lobby. The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Shooting is a very popular sport in Switzerland. The Swiss Shooting Federation has up to 175,000 members spread across 3,000 clubs, including a youth section. The police and federal justice department estimates that the Swiss own over 2 million firearms. Laws on weapons possession and licensing were only introduced in 1999, so there may still be many unregistered weapons in use. But the Shooting Federation maintains that none of its members has ever used their guns for criminal purposes. C'est le grand plaisir de passer la parole maintenant à notre conseiller général, M. Uli Maurer. À vous la parole. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, chers amis, je suis Mitterrand. Est-ce que vous connaissez dans notre monde un pays où un membre du gouvernement peut discuter avec sa population qui est armée avec le fusil, avec les munitions? Et on n'a pas besoin de quelqu'un qui protège ce membre du gouvernement. Ça, c'est unique dans notre pays. Et je pense que ça, c'est une qualité de notre pays. Et il faut soigner et garder cette qualité. Je remercie. Che mi ha portato a diventare tiratore è sicuramente la tradizione. Sparavo al bisnonno, sparavo al nonno, sparavo al papà, sparo io, sparano pure i figli e un giorno spareranno i loro figli. È una passione portata anche dal fatto che abbiamo la possibilità di poter avere delle armi, data dalla fiducia che ci dà lo Stato anche, di poter tenere delle armi a casa. Quando sono arrivati i nostri bambini, ci siamo domandati appunto sull'opportunità di tenere armi in casa, però il problema non si è posto più di tanto perché appunto le armi sono sempre sotto chiave, le chiavi non sono raggiungibili da nessuno, le culatte idem sono sotto chiave, le munizioni, sono sempre separate anche quelle in cassaforte, quindi non c'è nessuna possibilità che qualcuno possa adoperare una delle armi che abbiamo in casa. La passione per il tiro è nata da mia madre e mio padre che mi hanno portato già da piccolino a sparare e vedendoli loro mi sono appassionato molto e adesso vado in giro anche con loro a sparare e quando sparo mi sento praticamente felice perché mi posso esprimere buttando fuori anche la rabbia se vuoi.
piace tirare, sì, molto. Da piccola, visto che avevo i genitori tiratori, sono andata un po' con loro e dopo ho iniziato a pistola d'aria compressa. Poi quest'anno, visto che l'anno scorso Luca ha voluto cominciare col FAS 90, col fucile, anche io ho voluto provare. La prima volta avevo paura che mi dava un colpo sulla spalla, ma dopo ho provato la prima volta perché ho guardato un ragazzino più piccolo di me e ho visto che cominciava a sparare. Quindi dopo non ho più avuto paura, ho provato a fare un colpo e dopo mi è piaciuto molto e ho continuato. Io non ho mai avuto paura, no, anche come mamma, perché da subito proprio la sicurezza. L'importante è proprio spiegare la sicurezza, spiegare quello che può succedere avendo un'arma in mano, come bisogna comportarsi. E se lo si fa nel modo corretto, non c'è proprio aver paura di niente, assolutamente. Il tiro in Svizzera è uno sport di massa. Viene praticato da molta gente. Ecco, purtroppo negli ultimi anni viene magari un po' posto sotto un'altra ottica da una certa parte della popolazione, il che ha portato anche referendum e iniziative contro le armi, che la legislazione in Svizzera comincia ad essere un po' troppo stretta verso le armi. Coming up, how the Swiss political system is integral to giving the people a voice in how their country is run. Che mi fa sentire svizzero è sicuramente il sistema politico svizzero, dove non ci si sente comandati da nessuno. Non ci si sente comandati da nessuno, si partecipa alle decisioni, si può dire a tutti quel che si pensa, bene o male. And how the Swiss gun lobby justifies its unwavering support for the right to bear firearms. And only dictatorships, countries ruled by a dictator, they fear the armed citizen, you know? So it's a question of fear and confidence between the government, huh, and the majority and the people in the country. Switzerland is a country of 8 million people who own 2 million guns but has very low gun crime. It's also neutral but has an army of nearly 200,000. Both are deeply ingrained in the Swiss psyche. But not everyone is happy about that. Le GSSA, en fait, c'est l'acronyme de Groupe pour une Suisse sans armée. Donc, comme le nom l'indique, on milite activement pour l'abolition de l'armée en Suisse. Et on milite aussi pour améliorer les conditions des soldats en attendant que l'armée soit abolie. Et on milite activement contre l'exportation d'armes. Voilà. Depuis ses débuts dans les années 80, le GSSA a fait d'abord un grand travail de sensibilisation auprès de la population. La première initiative qu'on a lancée contre le service militaire obligatoire date de 1989, en fait. Après, on en a relancé une en 2001 et la toute dernière, là, en 2013. Campaigns like Amanda Gavilanes Switzerland without an army have been running since the late 1980s. The earliest initiatives were aimed at amending the constitution and the laws governing compulsory military service and the freedom to acquire weapons. In a vote in 1989, a proposal to abolish the army was rejected by a large majority, as was a proposed reduction in the military budget in 2000, and a further attempt to abolish compulsory conscription in 2013.
Even a proposal to reduce noise disturbance from military aircraft flying over tourist areas was rejected in 2008. La chose qui peut paraître étrange, c'est que la dernière initiative a été refusée à très haut niveau. C'est pas qu'on veut garder une armée, c'est qu'on veut pas la détruire. Alors, il faut qu'en Suisse, on donne un avis très profond pour qu'on puisse un petit peu discuter. Parce que les Suisses votent des fois très grand pour pouvoir enlever un tout petit peu, pas trop. Et puis, la plupart de mes connaissances qui sont pro-militaires sont allées voter en disant « Non, on change pas, on veut pas de changement. » Sachant que l'autre partie dirait « Oui, on veut arrêter. » Et en faisant ça, ça donnait une balance. Ce qui fait que depuis cette époque, beaucoup de nos détracteurs nous disent « Bon ben voilà, vous voyez bien que les Suisses sont attachés à leur armée, alors pourquoi est-ce que vous continuez d'exister ?» Voilà. Alors on leur répond « Ben on continue d'exister parce que sans nous, la Suisse serait encore un pays avec 600 000 hommes dans l'armée et un pays qui donnerait l'image d'un petit pays qui a peur des autres. » Il rapporto tra la democrazia diretta costitutiva svizzera e l'esercito è naturalmente molto intenso. Fa sì che la partecipazione o l'inserimento dell'elemento esercito che cittadino soldato disposto a prestare qualcosa alla collettività sia molto intenso. Finché la democrazia, e così è stato da sempre, in maniera anche schiacciante come abbiamo visto prima, lo sostiene, questo è un grosso vantaggio per l'esercito, ed è anche una forte legittimazione per lo stesso. Che mi fa sentire svizzero è sicuramente il sistema politico svizzero, dove non ci si sente comandati da nessuno. Non ci si sente comandati da nessuno, si partecipa alle decisioni, si può dire a tutti quel che si pensa, bene o male. La Svizzera è stata creata, e questo è molto importante saperlo, da una decisione napoleonica. Dunque il paese non è che sia nato in queste lunghe storie miticizzate che abbiamo e si è fondato in autonomia nel 1948 dopo una guerra, la guerra del Sonderbund. In questa guerra, per trovare un accordo tra i cattolici e i liberali protestanti, si è instaurato un sistema politico estremamente attento a tutte le differenze, dove nessuno poteva facilmente essere superiore all'altro. The civil war between liberal Protestants and conservative Catholics in 1848 was the last armed conflict involving Switzerland. After the war, the federal constitution granted the cantons or regions almost complete autonomy. The cantons have the freedom to choose their own individual regimes relating to taxation, health, education, and security. The federal government is responsible for foreign and defense policy. Women only won the right to vote in Switzerland as late as 1971. Since then, there have been elections every 4 years to the cantonal parliaments and municipal councils, as well as to the two houses of the Swiss federal parliament. Au niveau suisse, nous avons l'exécutif. L'exécutif, donc le gouvernement, c'est 7 personnes avec un président à tour de rôle, répartis dans les régions linguistiques, répartis entre les principaux partis. Nous avons le législatif pour lequel il y a 2 chambres. Le Conseil national, où les cantons sont représentés proportionnellement à leur population, et le Conseil des États, où chaque canton, le plus grand comme Zurich, qui a plus d'un million d'habitants, a 2 représentants au Conseil des États, et les plus petits cantons, avec quelques dizaines de milliers d'habitants, ont aussi 2 représentants. Ce qui assure un équilibre entre les régions périphériques et les régions plus peuplées. La politique en Suisse est assez simple. Elle est simple pour la simple bonne raison que c'est une démocratie indirecte.
Le Conseil fédéral est notre organe fêtier, c'est eux qui donnent la dernière direction. Mais avant de décider, ils sont obligés de consulter les cantons, qui sont au nombre de 26, 23 cantons entiers et 3 demi-cantons. Et ensuite, on a encore les communes qui elles-mêmes donnent leurs instructions aux cantons. Donc c'est une politique qui est très agréable parce que ça part de la base et ça va jusqu'au sommet. Et après, on peut de nouveau revenir à la base en demandant au peuple son avis. Et ça, c'est vraiment une politique très agréable. One of the key factors in maintaining Switzerland's army and gun culture is its distinctive direct democracy. Swiss citizens can actively participate in the drafting of the constitution and enactment of individual laws in three ways. First, using the system adopted by some cantons and small cities of direct voting by everyone on all public matters, including annual budget. The second is a veto on laws adopted by Parliament. If a group of citizens is able to collect 50,000 signatures on an amendment within 100 days. Then, the proposal is put to a referendum, and if it wins a majority, it becomes law. Third is the popular initiative. This allows any group to propose amendments to the Swiss federal constitution. If they collect 100,000 signatures within 18 months, the federal parliament has to debate it. It may decide to recommend or to reject it, or propose an alternative. Whatever it does, everyone will vote on it in a referendum. Il sistema di democrazia diretta che c'è in Svizzera, forse è troppo facile. Che vengono fatti ultimamente, il sistema sia un po' abusato. In questo momento la Svizzera è divisa tra pancia e ragione e ogni tanto passano delle iniziative che in altri paesi non possono neanche essere messe al voto perché sono contro i diritti umani, perché mettono in pericolo le posizioni delle minoranze. È lì un grave problema del sistema politico svizzero. Pensando di dare tanto potere al popolo di rallentamento, hanno dimenticato, nella società della differenza o del pluralismo che siamo noi, di avere qualche elemento anche di garanzia di diritti minimali. E in effetti in Svizzera non abbiamo una corte costituzionale autonoma. Mais c'est vrai que le peuple est souverain et que s'il prend des décisions qui sont contraires, disons, à ses droits internationaux, ben le texte, si le peuple accepte, ce qui est toujours possible, il faut ensuite intervenir, je ne sais pas, contre la Cour européenne, Cour internationale des droits de l'homme, pour dire, voilà, la décision qui est prise ne joue pas. Mais effectivement, c'est un problème qui peut se poser. Actuellement, ce n'est pas le problème principal de notre démocratie. Donc, une démocratie qui n'est pas compiuta, non est finita. C'è un buco grandissimo che la Corte costituzionale autonoma in questo paese. E da lì sono nate queste strane iniziative che abbiamo votato in questo paese. Abbiamo delle iniziative che hanno proibito i minareti, con un articolo della Costituzione, il terzo articolo che dà la garanzia della libertà religiosa, abbiamo un articolo sulla gestione del territorio che proibisce i minareti. In 2009, over 57% of Swiss voters approved an initiative calling for a ban on building new minarets. The Swiss constitution was amended and the issue caused considerable debate, especially among the more than 300,000 Muslims living in Switzerland. It can produce strange results, but Swiss direct democracy has shaped the country's policy on guns and the army. Se analizziamo le trasformazioni dei sistemi militari nazionali negli ultimi anni, la tendenza più chiara era la professionalizzazione, dunque l'abbandono di obbligatorietà e civico.
E questa tendenza è chiarissima. Penso che la Svizzera fa parte di 2-3 paesi nel mondo, quasi tutti dittature, e Israele, che è ancora democratica, che ha questo tipo di sistema. Non è più adeguato perché le armi sono troppo complicate, non è più adeguato perché la mobilizzazione deve essere oggi fatta a un livello molto più tecnologico, preciso e presente quotidianamente. Con un sistema basato su le milizie private, in un certo senso, che lavorano per lo Stato, perché questo poi che abbiamo, diventa un sistema estremamente fragile, non è affidabile. Vedo il fatto che l'esercito debba essere formato da persone che fanno parte della nostra confederazione, che siano dei civili, che vadano a fare il militare, ma che restino mentalmente dei civili, che difendano la loro patria in caso di bisogno, speriamo non ce ne sia mai più bisogno, ma che possano fare in modo di adoperare l'arma con la loro testa. Swiss popular initiatives have brought about other surprise results in recent years. In 2013, 73% voted to retain compulsory military service, but in 2014 they rejected the purchase of 32 new fighter aircraft and voted against raising the minimum wage from $4,000 to $4,500 a month. La Svizzera è piccola, che è al centro dell'Europa e che gode di condizioni economiche e sociali di un certo standing, di certi privilegi. È forse anche probabile che quando hai questi privilegi, certe sensibilità come la sicurezza, è molto sentita la sicurezza. Penso in tutto il mondo il popolo svizzero è disposto a investire qualcosa e senza essere guerrafondai, perché lo siamo tutto meno che guerrafondai. Io consiglierei domani la mia divisa, se si dovesse dire non è più necessario, il mondo sta diventando più pacifico. J'ai pas une grande peur de ce qui peut se passer au niveau attaque quelconque. L'armée est sur place pour défendre éventuellement quelque chose. Peut-être maintenant un petit peu le terrorisme, parce que ça nous entoure, on voit des choses graves qui se passent dans le monde, des fois pas si loin de la Suisse que ça. Une armée en Suisse est importante quand on entend parler des conflits qui sont à même pas 3-4 000 km de chez nous. On se dit, si un jour ça vient jusqu'ici, on est entraîné. Mais la plus grande peur, je pense qu'elle vient du terrorisme, pas d'une bombe qui va nous tomber sur la tête. Grosse paure, no. A livello svizzero, siamo un popolo tranquillo, eccolo. Penso a questo, un popolo tranquillo. La plupart des Suisses utilisent leur abri PC privé comme une cave. C'est risqué peut-être, mais en même temps, on n'a pas peur d'une guerre. C'est pas demain pour les Suisses. Par contre, dans les communes, il y a des abris PC de grande envergure pouvant abriter toute la population qui n'a pas d'abri dans sa maison. Et là, ils sont préparés. Il y a des lits, il y a des appareils de chauffage, les couvertures sont prêtes et il y a des réserves à manger aussi. Io personalmente, come svizzero, vivo senza nessuna paura in questo momento. Senza nessuna paura, però con l'idea di fare in modo che nessuno ci possa pestare i piedi dall'esterno. Switzerland's gun lobby is called Pro Tell. It's named after William Tell, the Swiss folk hero who was a marksman with a crossbow long before firearms had been invented. Pro Tell as an organization is a very peaceful organization. We don't want to have a civil war or whatever. We just want to keep the right to bear our arm, to use it for sports shooting event, and in the worst case, to defend our country.
as long as the citizen has the right to bear an arm, that's the best protection to not even let a dictatorship establish, you know. And only dictatorships, countries ruled by a dictator, they fear the armed citizen, you know. So it's a question of fear and confidence between the government, huh, and the majority and the people in the country. Huh? Gun purchase is strictly controlled in Switzerland. In the US, federal law doesn't require a license to own a gun. In most states, you only need a license to carry one around. And you can buy one almost anywhere: a gun shop, pawn shop, shooting range, sports equipment store, even some supermarkets. Se io voglio comprare un'arma, beh, appunto bisogna richiedere sto permesso assolutamente. Quindi bisogna proprio domandare sto estratto del casellario giudiziale. Si vede se siamo delle persone pulite. Ecco, e poi bisogna proprio mandarlo alla polizia cantonale. E loro appunto danno no questo permesso, sto foglio, il permesso d'acquisto. A quel punto però con il foglio si può andare in armeria e comprare il fucile. Si viene registrati comunque chi è la persona, che arma ha comprato e tutto, si, è tutto registrato. En 2010, le GSSA, conjointement avec le Parti socialiste, les Verts et d'autres associations, a lancé une initiative concernant les armes à la maison, qui s'appelait, si je me souviens bien, pour une meilleure protection contre la violence des armes. Alors, cette initiative partait du constat que la Suisse est le troisième pays au monde, après les États-Unis et le Yémen, en termes de circulation d'armes. Approximativement, des chiffres officiels parlent d'environ 2,3 millions d'armes en circulation en Suisse, soit 29 armes pour 100 habitants. C'est plus un résidu, disons, historique des risques que la Suisse a courus, mais actuellement, disons, le fait d'avoir toutes ces armes à la maison ne joue pas un grand rôle. Et c'est vrai que dans un autre pays, dans d'autres pays, ça pourrait peut-être poser problème. Mais dans la Suisse, c'est vraiment, chez les Suisses, c'est un fait culturel. On n'utilise pas cette arme dans la vie de tous les jours ou pour, je sais pas, pour commettre, pour aller agresser un voisin ou faire un hold-up. Mais c'est vrai que malheureusement, parfois, ces armes sont utilisées soit pour attaquer une personne à qui on en veut, soit contre soi-même pour se suicider. Et c'est vrai, ça pose problème, ce qui fait que de nombreux milieux demandent que ces armes ne soient plus à la maison, qu'entre des périodes de service actif, elles soient déposées dans l'arsenal et qu'à la fin du service, elles soient laissées seulement aux personnes qui font du tir de façon sportive ou professionnelle. Suicide rates in Switzerland are much higher than violent gun crime. The Swiss Federal Office for Public Health reported that there were 972 suicides in 2012. Around a fifth of these are likely to have involved a licensed firearm. In the same year, there were just 17 gun murders, half of which were family cases. 14 of the murders used a licensed firearm. Il fatto che ogni soldato svizzero può ma non deve portare l'arma al suo domicilio, ovviamente va riposta in luoghi sicuri, non penso statisticamente che abbia una correlazione diretta con il numero di incidenti o di atti delinquenti dovuti ad arma da fuoco. In Svizzera il numero di armi private è anche più elevato. Beh, la presenza delle armi nelle case in Svizzera non è un fenomeno urbano, dunque queste cose si trovano piuttosto fuori dalle città e si trovano piuttosto in questi contesti estremamente coscienti, cioè gente che ha una logica, una relazione tradizionale con le armi, oppure queste società di cacciatori. Lo svizzero oggi, quando ha finito il militare, la mette in caserma l'arma.
e non ha più un legame diretto l'idea di avere un'arma a casa con un sentimento di sicurezza, non ci si organizza più così e non è nemmeno vissuto come qualcosa che potrebbe dare della sicurezza. La gente ha sempre più paura delle armi. Questo perché si vede che in certi paesi le armi vengono usate a sproposito. Con il sistema di democrazia che abbiamo in Svizzera non vedo la ragione di togliere le armi che abbiamo nelle case, perché le custodiamo nel giusto sistema e siamo istruiti per poterle adoperare nel giusto modo. Per me la Svizzera è un popolo armato, però appunto sta un po' cambiando. Io penso che cambiano le generazioni soprattutto. Ecco, la cultura, se non, la tradizione, se non viene portata in avanti, rischia un po' di cambiare. Bisogna tenerle un po' strette cette tradizione. Quand on parle de pays en guerre ou en guerre civile, on dit que ce sont des pays armés. Je pense qu'on peut parler de la Suisse en disant que la Suisse est un pays armé, mais elle n'utilise pas son armement. On est tous armés à domicile, mais on ne crée pas des conflits avec nos armes puisqu'on a la parole pour se défendre ou s'exprimer. We are federalists and democrats, you know, and we have a militia army. We don't want to have a professional army. The citizen is, as I said, and that's very important for me, a soldier, and the soldier is a citizen. And I want my right in freedom, and the government has to do what the people says, and not vice versa. C'est pas en ayant plus de fusils à la maison qu'on va garantir l'indépendance du pays, mais aussi en partageant le bien-être et en continuant alors aussi à développer la recherche, en restant à la pointe pour pouvoir avoir une économie prospère, bien sûr. It's hard to see the Swiss gun system working anywhere else in the world, but its combination of high living standards, direct democracy and a deep sense of responsibility are likely to mean that Switzerland's gun culture remains part of its national identity for years to come.